Un saluto a tutti voi e ben ritrovati qui al Pallafavoccia, dove fra poco ci sarà il derby di altissima classifica, quello che vede contrapposto il Metaformia Basketball e la Virtus Fondi. Prima di palla 2 dobbiamo andare a conoscere le squadre in campo. Fondi che si presenta con numero 0 Edoardo Refini, poi col numero 3 Emanuele Capasso, numero 7 Giuseppe Romano, 9 Alessandro Fontana, 10 Matteo Cima. Intanto inizia adesso la gara, pronti per palla 2. Partita che inizia, c'è lo start in questo momento. Dicevamo, col numero 9 Alessandro Fontana, 10 Matteo Cima, 11 Giuseppe Refini, 12 Alessandro Lauri, 15 Marco Avallone, 16 Vincenzo Mattei, 21 Davide Di Manno, 24 Gustav Hovis e 44 Elliot De Freitas. Ovviamente il coach è Francesco Di Fazio, il suo vice Luciano Borrelli. Dall'altra parte il Meta si presenta con numero 0 Giorgio Di Rocco, 6 Francesco Pio Cota, 7 Aldo Marziali, 10 Pablo Ariel Rodriguez. Intanto c'è questo tiro, Norbedo col numero 12, Giovanni Lamura 15, Della Blanca col 17, 24 Massaro, 33 Gattesco, 35 il Andrea Alessandrelli, un frutto del vivaio, 40 Silvio De Pippo, 45 Marco Polidori, il coach e Ciro Cardinale. Tanto ci sono le prime schermaglie, il pallone che non entra per la squadra ospite, c'è questo tiro di Cota, bomba da 3, primi 3 punti li mette Cota con questo tiro dalla lunga distanza. Tanto Refini prova a nascondere il pallone a Norbedo, si dispone la squadra di Di Fazio, palla girata lungo il perimetro, tentativo di ripartenza, c'è questa bomba da 3, si ferma sul ferro e poi libera tutto De Pippo, può ripartire per i suoi. Bacota propone il tiro, solo ferro per Norbedo, la correzione volante non riesce sotto canestro, nulla nulla a fare, riparte la Virtus Fondi che può adesso ricucire il gap sotto di 3-0 contro il Meta, un Fondi che ha avuto un inizio di campionato scoppiettante, salvo poi ritornare sui propri passi. Intanto altra bomba da 3 sputata via dal canestro, subito dall'altra parte la squadra di Carcinale prova a mettere la differenza, ma bloccata questa azione, può ripartire la squadra fondana, l'arbitro blocca tutto, accolto in fallo Rodriguez, capitan Rodriguez, uno degli uomini cardine di questo Formia, giocatore che può in qualsiasi momento cambiarti la partita, arriva da un periodo dove è stato anche squalificato Rodriguez. Intanto riparte il pallone, lo gioca il Fondi lungo il perimetro, c'è questo tentativo di ingresso, nulla a fare, fermato ancora una volta l'attacco del Fondi, 3-0 che persiste con il Meta che sta difendendo bene. Cardinale ha lavorato soprattutto sulla difesa del Meta e la dimostrazione di questo 3-0 praticamente presenta tutto il lavoro del nuovo coach. Tanto c'è De Pippo pescato in fallo, il cronometro ci dice 8-0-1, 3-0, 2 minuti di gioco e praticamente è in avanti il Meta solo per 3-0. Intanto prova il Fondi, ma c'è questo pallone arpionato, può ripartire dall'altra parte il Meta, il contropiede ci mette una pezza, Refini, palla fermata e fuori sotto gli occhi di coach Cardinale. Era partito il Meta, stava quasi per ingranare la quinta, potremmo dire così. Pallone giocato da Norbedo, va Norbedo a cercare, addirittura cerca di dare del tuo al canestro, sale, nulla da fare, pallone respinto, ma c'è il rimbalzo che premia Della Blanca, può ripartire la squadra di casa, Rodriguez, e mette dentro il 5-0. Pesante il parziale, sicuramente Di Fazio starà pensando adesso a un time out, a giocare dei Refini, in avanti il pallone a cercare sotto canestro, in movimento non si riesce a trovare Romano al momento per la squadra fondana, c'è un altro pallone recuperato in avanti, ancora il Ciropalla che porta al tiro e qui è una bomba da 3 pesante che costringe praticamente coach Di Fazio a chiamare i suoi in panca, anche perché la Virtus Fondi non ha ancora ingranato da quando è ritornata in campo. 7-12 da giocare, 8-0 il parziale,
che premia al momento i ragazzi del Meta, diciamo una Virtus Fondi che ha avuto un inizio di campionato abbastanza scoppiettante, potremmo dire così, salvo poi perdersi nel corso del campionato. Adesso cede qualche posizione in classifica proprio al Metaformia, che dal canto suo ha avuto forse un cammino diverso dal Fondi, ma ha avuto un cammino che la sta portando nelle ultime giornate a giocarsi una bella rimonta in classifica e a recuperare posizioni ovviamente importanti per quello che è l'obiettivo del Meta, che già lo scorso anno raggiunse la fase dei playoff ma senza riuscire in maniera convincente a superare il turno. Ci riprova quest'anno il sodalizio formiano, ovviamente c'è tutta una regular season da giocare, ma ovviamente bisogna pensarci adesso a recuperare posizioni. Parte il Fondi, buono questo tentativo di Romano, pallone messo fuori, ancora il giro palla della squadra in maglia rossa, penetrazione e l'arbitro blocca tutto perché ha visto il fallo da parte del numero 17 della Blanca. Ancora palla al lato, ancora per i Fondani, non è subito giocato ma termina fuori, praticamente taglia il campo, entra ed esce, si arrabbia Di Fazio con i suoi, ne ha tutte le ragioni, un Fondi che non sembra adesso mentalmente rientrato in campo. Romano va a ragionare con i due direttori di gara, Fornaro Alessandro di Mentana e Orazzi Diego di Viterbo. 8-0 che persiste quando siamo a 6.57. Non si è segnato tantissimo, ma ha segnato solo il Meta. Intanto c'è questo tiro, ferro solamente ancora una volta per il Meta. Adesso Cota commette fallo, è stato proprio Cota a tirare dalla lunga distanza, commette fallo adesso in fase difensiva. È ripartito il Virtus Fondi in maniera abbastanza slanciata verso il canestro della squadra di Cardinale. Pallone subito giocato, prova penetrazione il Fondi, chiuso, si è alzato un muro lì davanti, poi qui Cota si perde il pallone in verticale davanti a cercare l'attacco, che trova il fallo del giocatore Fondano. Un po' difficile leggere i numeri dei giocatori del Fondi, i colori sociali non premiano nella cronaca. Tanto il giro palla ci ha ricominciato a correre via il pallone. C'è il canestro, ancora canestro da due del Formia. Può ripartire la loro mano, mette in movimento i suoi. Pallone portato in avanti, Cota prova a nascondere la sfera, deve tornare sui propri passi Fontana. Poi il tiro, e arriva il canestro, primo canestro del Fondi. Due punti, Norbedo però già l'ha messa dall'altra parte, Rodriguez, finta di tiro, ancora Norbedo. La gioca su Cota, rimane però sull'uscio il Formia. Rodriguez cerca la tripla, altri tre punti. Subito, immediatamente, presenta il proprio biglietto da visita Rodriguez, bomba da 3, 13-2. Va il Fondi a ragionare con De Freitas, prova a mettere il pallone in avanti, non la fa, di Pippa allora libera bene la propria area, Norbedo guida l'intersezione dall'altra parte, Cota si ferma, poi l'appoggia, dai vai per De Pippo, si gira il numero 40, va al tiro Ferro, poi libera la propria area di competenza De Freitas, può ripartire allora il Fondi in verticale, ma qui Norbedo, altro miracolo, arpiona il pallone, Cota la mette in verticale, Rodriguez se qui segna, veramente è un'azione pesante da manuale del basket quella che ha messo giù il Meta. Parziale pesantissimo, 16-2, in bambola la squadra di Fazio che è lì che segue i suoi. Tanto c'è questo tiro da lunga distanza, Romano, pallone subito giocato però dal Meta, non c'è un attimo di riposo, Norbedo fuori per Rodriguez, Cota
prova a penetrare Kota, non a fare, si è spiegato il fondo in avanti, ma praticamente Kota taglia tutta la difesa fondana, quasi immobile, e allora Refini può giocarla lui. La Refini lo aspetta Norbedo, poi preferisce giocarla su Fontana. Si propone per un attimo Romano, si perde il pallone, va il nazionale under 40. Sotto De Freitas si gira il suo gancio, non premia però il tiro. Ancora il Fondi però che rimane sotto canestro, poi arriva al rimorchio. Un'altra segnatura. Primo quarto veramente in grande stile, e non si direbbe che è un derby. 4 minuti da giocare, Norbedo larga per Rodriguez, sotto per il gancio di Della Penna che mette dentro. Pers Della Blanca, giocatore, il pivot di Casa Formia. L'altro pallone recuperato e messo dentro. Tanto qui c'è un altro erroraccio della squadra di Fazio. Norbedo guida l'intersezione e poi arrivano altri due punti firmati da De Pippo, e qui non può far altro che chiamare il time out ancora una volta il coach ospite, quando siamo a 3:30 da giocare, 23-8 per il Meta. Qui sicuramente coach di Fazio si deve far sentire dai suoi, anche perché c'è qualcosa che non va. Sta mancando qualcosa proprio alla squadra fondana. Un Formia che ha quasi triplicato, 8-23, praticamente tre volte il punteggio del Fondi. Quello che al momento Rodriguez e compagni stanno mettendo. Si sapeva che era una partita sentita, ma non fino a questo punto. Fatto sta che sicuramente ci tengono i giocatori formiani a far proprio il derby. Un derby che all'andata aveva sorriso al Fondi. Non è che sarà giocata la squadra ospite, è già pronto. Cote in azione di disturbo, Norbedo di marcatura. Poi giocato dai, vai nello scambio, può ripartire il Fondi allora, che supera la metà campo in questo momento. Prova a nascondere la sfera Fontana. Il giro palla, il tiro di Romano, lunga distanza, Ferro, pallone che scappa via, ma De Freitas è più veloce di tutto a prendersi la sfera, e poi arriva il fallo commesso dal numero 33 Gattesco. Appena entrato in campo Gattesco commette il suo primo fallo. Primo tiro dalla lunetta, arriva il canestro per Hovis. Gustav Puhovis, secondo canestro per lui, secondo consecutivo, sale a 10 il Fondi. Tanto il Formi è già dall'altra parte. Kota porta a passeggio un po' di avversari insieme al pallone, l'arbitro blocca tutto perché c'è qualcosa che non va. Chiamato un fallo, pallone che resta in attacco però per il Meta, che con 14 secondi a disposizione può attaccare la campana fondana. Dai, vai il tiro e la mette dentro Norbedo. 25 Meta, 10 Virtus Fondi. Refini contro Norbedo, prova a salutarlo, vediamo se ci riesce, non la fare, però va comunque a canestro, sbagliato, un po' forzato in questa occasione il tiro dei Fondani. Meta che invece gioca di squadra, la mette là davanti, ma De Pippo non può tenere il pallone giocabile. Sfera che termina fuori, arriva il cambio. Tira a capasso, il numero 3. Playmaker per un playmaker, non cambia nulla, fuori Refini. Refini ex Serapo Gaeta. Capasso mi sembra di ricordarlo nella Fabiani Formia, se non vado errato, perché in alcuni casi i giocatori cambiano nel corso del tempo. Tanto prova ad attaccare la Virtus
Hovis, nulla da fare con il Fondi che lotta lì sotto, vediamo se riesce ad andare al tiro, non c'è il fallo, solo palla fuori. Pallone che sarà rimesso allora dalla squadra formiana quando siamo sul 25-10. Pallone giocato lungo il perimetro, l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo in attacco, la peggio Romano in questo frangente. Il Metta deve lasciare il pallone lì e ritornare nella propria zona di competenza. Tanti gli ex anche nella squadra formiana, Di Rocco e Gattesco, entrambi tesserati in doppio tesseramento nel Fondi nella stagione di Serie B della Virtus Fondi. Gattesco arrivò proprio dal Fondi in doppio tesseramento, poi l'amore è scoppiato con il Metaformia. Tanto coda, passaggio sotto proprio lo stesso Gattesco, stoppone ai suoi danni da parte di Ovis. Poi Di Rocco appena entrato in campo per dar respiro a Norbedo, De Pippo prova a chiudere, altro stoppone da quest'altro lato, praticamente spettacolo in questo primo quarto. Cota quasi da casa, il tiro, Ferro, e lì se la metteva veramente, sarebbe stato da alzarsi in piedi ed applaudire. Intanto l'arbitro blocca tutto, c'è un fallo a danno di un giocatore della Virtus Fondi. Meta che non è ancora al bonus, si tratta di Puovis, il numero 24 Fondano. Quando il primo quarto è ormai agli sgoccioli, non è d'accordo la panchina formiana su questa chiamata da parte del direttore di gara, non è d'accordo neanche tanto il pubblico. Sta di fatto che il giocatore in maglia rossa è già lì pronto per tirare questi liberi che potrebbero portare a 12 la squadra di Fazio. Primo tiro, pallone dentro, preciso, freddo e impassibile su questo tiro. Già pronti Gattesco e Della Blanca insieme a Di Rocco a saltare, solo Romano per i Fondi. Secondo tiro che non entra, allora il pallone può ripartire subito in avanti perché il Meta verticalizza immediatamente su Rodriguez. Poi Di Rocco si prende il pallone, lo raffredda per un attimo, il giro palla che torna da Rodriguez, sotto canestro Rodriguez, prova a appoggiarla ed è un ottimo canestro messo a segno da Gattesco. De Pippo, è un quintetto altissimo quello messo da Cardinale al momento, con De Pippo, Gattesco, Rodriguez e Della Blanca praticamente. Solo Di Rocco, potremmo dire così, fa parte di quei giocatori di impostazione. Tanto c'è un giocatore a terra, si tratta proprio di Della Blanca, si rialza. Nulla di grave, altro cambio. Quando siamo a 42 secondi, 27-11, pallone questa volta è a favore del numero 14, del numero 24 ospite, anzi 44, De Freitas. Sacca il primo pallone De Freitas, seconda possibilità per lui. Ancora uno su due, poi palla fuori. Ultimo tocco formiano, quindi rimane in attacco il Fondi. A Vallone a giocare il pallone, partono i blocchi, il pallone viene messo all'indietro verso Hovis, scarica all'indietro Hovis, non trova compagni su cui smistare il pallone. Un'azione poco più a chiudere questo quarto, 27-12, pesante il parziale che il Meta ha imposto alla Virtus Fondi. Rocco porta a passeggio il pallone, poi Rodriguez sceglie la mattonella, Ferro solamente, poi c'è la correzione quasi volante di Della Blanca.
adesso un piccolo trotto, anche perché il Fondi vuole scaricare il cronometro per cercare di riagganciare un po' il gap. Tiro da lontanissimo, solo Ferro, poi Rodriguez, ma il cronometro dice che non c'è più tempo. Finisce il primo quarto 29 a 12. Secondo periodo che parte proprio su questa rimessa in gioco. Pallone al momento premia il meta. Giro palla ancora sotto, prova a girarsi e il tiro questa volta dentro, altri due punti e dopo il primo quarto chiuso sul 29-12 arrivano questi due punti immediati del meta contro la Virtus Fondi, che fin qui ha dimostrato di non riuscire a rientrare in gara. Ci prova adesso questo tiro a lungo perimetro, nulla da fare, Rodriguez subito in verticale. Boom. Questo è il live motive, tanto Norbedo, altra botta da tre. Leitmotiv di questo primo tempo, potremmo dire così, con Formia che non fa pensare Fondi, anzi verticalizza, la mette sulla velocità e punisce in tanti casi la squadra ospite. Intanto qui Romano, giocatore con una grandissima esperienza, lui esperienza in tutte le categorie, ma sempre con la maglia della squadra fondana. Messa già battuta, non è lasciato lì, può ripartire la squadra ospite. Ovus cerca il tiro, bello questa realizzazione di Ovus, mette la tripla quasi da casa, grandi tiratori oggi da tre in campo. De Pippo perde la Blanca, prova a raffreddare il pallone, il gancio della Blanca fa sembrare semplice in questo frangente realizzare un canestro. Scusatemi, ma malanni di stagione si fanno sentire. Intanto finta di tiro di Romano, Capasso sotto a cercare De Freitas, parte il suo gancio, poi un pallone saponetta, lo riprende lo stesso De Freitas, zacca, due punti, 17 Fondi Norbedo, lascia sul posto praticamente per De Pippo, un po' rocambolesco questo passaggio. Rodriguez, ancora Di Pippo, prova l'accelerazione, si ferma, deve tornare sui propri passi, allora la restituisce a Rodriguez che cerca la tripla, pallone telecomandato, palla dentro. Rodriguez sta dimostrando di essere veramente in vena quest'oggi. Intanto Capasso è già dall'altra parte, ma stoppone secco di Perez. Norbedo, la piazza per Rodriguez, il passaggio ancora per Della Blanca, si torna indietro però l'arbitro blocca tutto, si è fatto male un giocatore, fermato il cronometro perché è rimasto a terra lì sotto, dovrebbe essere, se non vado errato, De Pippo, numero 40, infatti è lui. Problemi, periodo di gennaio è un periodo molto complicato, arriva anche coach Cardinale a vedere le condizioni del proprio giocatore, subito aiutato dal medico sociale. Si alza un po' claudicante De Pippo, ...39-17 in questo secondo quarto. Basti pensare che il meta l'ho aperto a 29, già 10 punti, era a 12 la Virtus Fondi, praticamente in 3 minuti ne ha messi solamente 5 la Virtus Fondi, ne ha messi 10 il meta. Ciò fa capire chi è più convinto quest'oggi sul parquet, almeno fino a questo momento. Locco, Rodriguez, finta di tiro, prova a nascondere il pallone, giro palla del Norbedo, va Di Locco, l'ex Fondi, anche lui va al tiro, proprio sulla sirena, pallone giocabile. Intanto è entrato Marziali a sostituire De Pippo, pallone portato avanti, Ovus, passaggio per De Freitas, è stato Refini a servire De Freitas, no, Ovus, eccolo qui il tiro. Qui viene pescato in fallo Marziali, 7-13 da giocare, 39-17, con uno dei giocatori più ispirati di questo Fondi, Ovus, pronto a giocarsi i liberi, ma solamente quando si rientrerà in campo. Ovis, 7-07 da giocare, 39-17 dice il tabellone del Palafoccia.
Spuhovis. Gustav Spuhovis. Stanno avendo vita difficile al momento i due direttori di gara, anche perché stiamo vedendo dei quarti abbastanza veloci. Il primo quarto è avuto vita veloce, potremmo dire così, mentre sono molto più tirate le partite. E allora Puovs, c'è stata corretta la dizione, Puovs. Primo libero, si insacca per lui e lancette ferme, mette a segno il primo punto a rate di questa possibile doppietta. Secondo tiro, secondo pallone dentro, può ripartire la gara allora Norvedo, che scarica un po' prima di prendere il pallone, approfitta, recupera secondi. Norvedo prova a nascondere il pallone a Fontana. Gestione palla, il tiro di Rodriguez, mastodontico, non ci sono altri appellativi. 42 Formia, 19 per Virtus Fondi, ma Rodriguez protagonista di un partitone fin qui. Vale praticamente solo lui il pezzo del biglietto. Intanto il tiro, viene premiata la realizzazione della Virtus Fondi, che cerca di ricucire il gap. Adesso di 20 dalla lunga distanza. Tanto ancora un gancio Norvedo, 44 Formia contro i 22 di Fondi. Refini porta il pallone in avanti, larga per il proprio compagno numero 9 Fontana. Il tiro di Refini, lungo perimetro, ancora una tripletta che va a segno. Riparte Birocco. Alte le medie da fuori dalla campana, dalla linea dei lunghi. Tanto di Rocco, ancora un tentativo da tre, questa volta il pallone non si incassa. Può ripartire il contropiede di Refini, appoggia e qui Romano si perde il pallone, ma c'è un'azione fallosa sui danni. Anzi no, non c'è fallo, solo palla fuori. Ultimo tocco del Formia, quindi sfera che potrà essere giocata in attacco dai ragazzi di Di Fazio. Tanto rientra Cota, palla che parte, il tiro. Qui Rodriguez può prendersi il pallone, abbassato adesso il quintetto cardinale con Cota, Norvedo e Di Rocco in campo insieme a Rodriguez e Perez. Fuori Di Pippo e fuori Marziali. Tanto contropiede del Fondi e qui ci mette una pezza Di Rocco, ma è solo momentanea la cosa, perché arriva l'insaccata da parte della Virtus Fondi, che adesso sta un po' costringendo il Formia a subire. Tanto c'è ancora De Pippo a terra, lo stop and go per lui, si protrae, speriamo non sia nulla di grave, dovremmo rivedere in campo. Diciamo, il Fondi sta costringendo il Formia a tiri forzati, lo vediamo con questo pallone sbagliato da Norvedo. Metà del secondo quarto, pallone che ricomincia a viaggiare verso il canestro del Formia, compagna di Rocco Refini, poi si sbarazza del pallone in premio del Fondi. Passaggio a cercare il tiro a lungo perimetro, nulla a fare De Freitas, però più lesto a prendersi in balzo, poi la stoppata. Bel duello tra Perez e De Freitas. Rodriguez, altro colpo di genio. Cota non riesce però a tirare, la deve rigiocare dietro per Norvedo. Giropalla che poi porta a Di Rocco. Rodriguez, bisogna adesso tirare, ma Rodriguez ci pensa lui, va al tiro. Ferro, però lì sotto che dormita di Romano, si prende il pallone Norvedo che però la riconsegna a Puovis. Puovs va al tiro, sacca lui. 29 Fondi che sta ricucendo veramente la situazione. Formia non segna un po' da 4 minuti. Tanto fermato per fallo di Refini ai danni di Cota questa giocata, proprio sotto gli occhi di Cardinale.
Pallone che sarà per Di Rocco e compagni. Subito corto per Norvedo, non ci pensa su due volte, va al tiro sotto Perez, per un attimo aggancia lui il pallone, alla fine però è premiato il Virtus Fondi, che può ripartire con Fontana, va il numero 9 sotto, bel passaggio per Povs, va al tiro e subisce il fallo di Perez. Il Meta stava facendo tutto bene finché non si è fermato a quota 44, permesso così di risalire la china anche alla Virtus Fondi. Difese allegre per noi così, ma attacchi sugli scudi. Il primo quarto si era chiuso, intanto torna in campo Gattesco al posto di Perez. Già il primo quarto si era chiuso su 29-12. La prospettiva lascia anche presagire un bel 100 per il Meta Formio, visto che siamo a metà del secondo quarto e il Meta è a 44 punti. Fondi è passato da 12 a 29, ne ha messi a segno 16. Ma è comunque un'ottima realizzazione fin qui. Si protrae un po' le operazioni per la giocata di questo pallone da parte di Hovs. Hovs va al tiro, nulla da fare, sbaglia il suo primo libero in questa gara. Seconda possibilità per il numero 24. Secondo tiro, il pallone dentro questa volta, sale a 30 la Virtus. La Norvedo, passaggio in avanti, Cota, giro palla, Cardinale chiede ai suoi di giocare il pallone, infatti con tre giocatori di movimento più Rodriguez, Meta vuole giocare il pallone. Cota, tiro forzato, poi Rodriguez collezione un altro canestro, quasi pallavolistico in questo caso, una correzione al volo. Cota prova a metterci la mano sul passaggio di Fontana, non la fare, poi sotto c'è il duello tra i due, c'è il fallo parte di Gattesco su De Freitas, 46-30 con 3 e 14 da giocare. Torna in panca Gattesco. ...3-19 da giocare. Tiro, realizzazione immediata, potremmo dire così, della squadra ospite. Intanto Perez prende il posto di Gattesco, staffetta tra i due, rapide e volante praticamente. Cambio si è chiuso dopo forse una o due azioni. Perez intanto questo pallone sotto, va a scaricarlo, Norvedo cerca il varco, subisce il fallo, però l'arbitro dà la realizzazione. Si era intromesso un giocatore del Fondi nel tentativo di Norvedo, l'arbitro ha dato il canestro realizzato. Fontana avanti il pallone col Fondi che prova ad attaccare il canestro, De Freitas deve scaricare fuori, va al tiro Fontana, lunga distanza, non la fare, poi Povs mette dentro un altro ottimo pallone recuperato sotto canestro. Cota prova ad attaccare praticamente tutta la difesa del Fondi schierata con un 3-2. Cota Norvedo, però Rodriguez bisogna tirare, ci pensa Cota, subisce fallo sul tiro da 3, ci saranno 3 liberi per Francesco Piacota, liberi per lui, praticamente con il cronometro fermo può cercare di sfondare quota 50 quando mancano 2 minuti per chiudere questo quarto. Ancora 2 tiri, tiro di Cota dentro il pallone, siamo a quota 50, ammutolito per il momento il Virtus Fondi, sicuramente Di Fazio si farà sentire dei suoi degli spogliatoi visto che manca pochissimo a riposo lungo. E Fini accompagna praticamente Norvedo, passaggio per Fontana, si apposta De Freitas, si propone Povs, balla solo però Fontana,
va al tiro dentro, un'ottima realizzazione. Però già dall'altra parte il meta, Cota per Rodriguez, ancora Cota, penetra, non riesce a scaricare, poi Norbedo, tiro, un altro triplone firmato da Norbedo, segno che i giocatori sono in partita quando si tira da fuori, soprattutto con queste medie. Intanto Romano incespica sul pallone, in questo caso deve metterci quasi un piede il compagno di squadra. 54-36, a 1:29 da giocare prima di andare a riposo lungo un secondo quarto che già ha 15 minuti di durata, giocato da Cota, da Di Rocco. Fazio vuole quasi telecomandare i suoi in difesa. Fontana, è pronto il blocco di Perez. Cota prova ad approfittarne, va al tiro, subito fallo però. Cota allora può realizzare praticamente 5 punti tirando solo dalla lunetta. Sembra quasi dire a Perez: è inutile che sei qui, li metto dentro tutti e due. Cota che ha medie altissime dal tiro, uno dei giocatori più temibili in queste occasioni del Metaformia, è qui. Non me ne voglia Cota, gli abbasso io la media. Seconda possibilità però per lui, salta, la mette dentro, 1-2. Un po' la fortuna del cronista, no? Quando parli bene di un giocatore inevitabilmente arriva l'errore. Tanto qui c'è fallo, bravo Fontana a inserirsi. Norbedo non ha potuto fare altro che commettere infrazione. Tanto la Blanca si spiega al direttore di gara. Va Fontana, primo tiro, niente da fare, il ferro istituisce il pallone mentre si scambiano Rodriguez e Perez di posizione. Secondo tiro, questa volta dentro il pallone per il giocatore Fontano, quando manca meno di un minuto da giocare, minuto e 10, ti potremmo dire così. Tirocco, passaggio per Norbedo, pallone che ritorna. Cota, Rodriguez, giro palla per Di Rocco, c'è sempre un giocatore libero del meta, c'è sempre un tiro dalla lunga distanza, un po' questo, uno schema di cardinale. Tanto De Freitas cerca la bomba, non la fare. Norbedo, salgono i ritmi per chiudere il quarto. Rodriguez l'appoggia dentro dal retto al pallone, segna il 57esimo punto, più 20 di gap adesso, 57-37. Norbedo prova a chiudere come può, De Freitas cerca addirittura la soluzione a lunga distanza, il ferro, poi Cota attende tranquillo il rimbalzo, chiama la calma anche perché ci sono solo 15 secondi, un'azione prima del riposo lungo. Prova a dubbiacare Fontana prima di partire in velocità. Cota va in solitaria, subisce il fallo quando manca praticamente un secondo. Fallo di De Freitas. Vediamo se Cota mette il gap più su di 20 punti. Tanto fuori Rodriguez, giusto per anticipare un po' il riposo. Entra Marziali per contendere questo rimbalzo a De Freitas. Cota, il pallone che si zacca, seconda possibilità per lui. Tanto il gap è già di 21 punti. Secondo tiro di Cota, il secondo pallone dentro. Riparte il cronometro. Nulla da fare. 59-37, dice il cronometro del Palafoccia, con un Metaformia veramente superlativo e che sta mettendo alle corde il Virtus Fondi. Baby, 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 baby.
terzo quarto che sta per incominciare e si comincia in questo momento con il Fondi che attaccherà adesso da sinistra verso, da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. 59-37 si è chiuso il quarto precedente e sicuramente Di Fazio si sarà fatto sentire i suoi, ed ecco subito immediatamente la conferma con il Fondi che deve recuperare il gap adesso, che la vede sotto al momento di 19 punti, quando avevamo toccato i 21 punti, Di Rocco, Norbedo, Rodriguez, Perez e Cota, praticamente i 5 che hanno chiuso il primo tempo, secondo quarto. Mentre praticamente sono anche gli stessi che hanno giocato l'ultimo quarto per Fondi, con Refini, De Freitas, Puovis e Romano. Tanto altri due punti marcati Fondi, segno che i due allenatori avevano trovato un punto di stasi, potremmo dire così, nel quadrare il cerchio della nuova formazione. Intanto il giro palla di Rocco, Cota, la consegna a Rodriguez, sotto per Della Blanca. Perez Della Blanca subisce fallo da De Freitas, sta attento De Freitas a questa quota falli. Intanto rimette in campo Cota per Rodriguez, Norbedo non ci pensa su due volte, cerca la tripla, Perez ancora un rimbalzo conquistato per lui, poi la palla supera la zona utile del campo. Prova a fare per la squadra di Ciro Cardinale, pallone che ritorna al lato per la rimessa di Refini, anzi di Fontana per Refini, già battuta, lo accompagna Norbedo. Fontana deve tornare sui propri passi, larga per Refini, cerca il blocco di Puovis, il tiro dalla lunghissima distanza, si prende il pallone Cota e vai nello scambio, poi Di Rocco proprio sotto gli occhi di Di Fazio, Cota per Rodriguez, non ci sono marche, allora ritorna da Cota, Di Rocco, Alex di turno serve per Cota, Cota prova ad ubriacare praticamente l'avversario e poi mette dentro questo tiro, sa sempre il canestro dov'è Cota. Un rapporto maniacale tra lui e il canestro, una delle migliori bocche di fuoco del meta, non solo stasera ma anche nel corso della stagione. Intanto Povis riesce a insaccare un'altra tripla. 61-45, a 7-41 a chiudere questo quarto. Di Rocco per Cota, ancora Di Rocco, si viaggia praticamente sui tre giocatori d'ordine. Cota, penetrazione, va al gancio, mette dentro. 63-45, un gap che rimane comunque intorno ai 18 punti. Già battuto il pallone per Refini, con Norbedo che lo accompagna verso la mediana. Passaggio a cercare Fontana, va la guardia, il tiro, ferro, poi sotto canestro, serie di batti e ribatti, la sfera però termina fuori. Ultimo tocco dovrebbe essere stato di Romano. Parte il pallone con Di Rocco e lui praticamente a svolgere il ruolo di playmaker ufficiale, anche se Norbedo e Cota gli danno una grandissima mano nella gestione della palla, ma è un meta che fa girare palla. In questa azione per esempio gli hanno toccato tutte e cinque il pallone, sembra quasi maniacale il passaggio da parte dei giocatori del meta, sanno sempre il compagno dov'è, sanno sempre la giocata da fare. Partita veramente spettacolare questo derby. Norbedo, è vero che per magari i giocatori in campo non è un derby, almeno per alcuni di loro, ma è comunque una partita di cartello di questo campionato di Serie C Gold. Romano prova ad ubriacare avversari, passaggio in avanti per De Freitas, problema di girarsi, si perde per un attimo il pallone, crolla a terra Perez, non c'è fallo, anzi no, l'arbitro blocca tutto perché ha visto un fallo. ...63-45 che non vale, allora bisogna asciugare il parquet,
anche perché con i ritmi che si stanno tenendo sul campo veramente ci vuole il massimo grip. Ne approfitta la Cardinale per fare un mini break proprio con Norbedo. Non è che ricomincia lo stesso Norbedo, passaggio dai e vai con Rodriguez, ancora sotto per Perez, cerca il varco Perez, il tiro sputato via, lotta da solo praticamente contro quattro uomini Perez e mette dentro un altro canestro importante, 65-45, ripristinato il gap di più 2, di più 20. Kuovis, qui c'è il fallo di Perez che poi stende il giocatore ospite. La Virtus Fondi che ha il passato anche in Serie B, addirittura un anno da ripescata, giocò un campionato abbastanza complicato, potremmo dire così, nell'altro girone, non nel girone laziale, con tantissime trasferte sanguinose, poi retrocessa, non ha accettato altri ripescaggi, ha voluto cercare solo e solamente la vittoria sul campo, anche se la tradizione cestistica fondana è una bella tradizione fatta di ottimi giocatori, lo stesso Pino Romano è un po' la storia della pallacanestro fondana ormai, tantissime primavere per lui, ma sempre in grande stile, sempre lì a giocare, e praticamente fin qui ha lasciato pochissimo il campo, solo secondo me nelle soste. Per lui anche la canotta della nazionale, ovviamente una nazionale di categoria, nazionale dei senior, molto senior potremmo dire così. Per Rodriguez di Rocco, scarica fuori per Norbedo, tutto solo, può tirare Ferro, poi Rodriguez si prende un altro rimbalzo, la gioca lui, vuole sfruttare il cronometro sotto Perez, tutto chiuso ma riesce comunque a salire in cielo e a mettere dentro gap, riportarlo a più 20 con Meta che sta gestendo, potremmo dire così, fa un po' come il gatto con il topo, lascia scappare per un attimo Fondi, lo fa quasi illudere, ma poi lo riporta nella distanza consona, nella distanza che vuole coach Cardinale. Tanto palla messa fuori da Fontana, è d'accordo il giocatore fondano, fatto sta che Perez è lì già pronto per giocarla verso Di Rocco. 4 minuti e 32, Norbedo, Di Rocco, ancora palla volistico in questo caso Rodriguez, non tiene il pallone neanche un secondo, il tiro di Cota, Ferro, poi ancora un recupero, scrosciano gli applausi, ne hanno tutte le ragioni i tifosi del Meta, questa sembra la partita, non una partita, intanto l'arbitro ha bloccato tutto con questo fallo, per essere andato al tiro De Freitas aveva stoppato, ma ovviamente il gioco era già fermo. Due libere a disposizione di Perez, sembra una sinfonia la partita del Meta in questo frangente, non me ne vogliono per i troppi complimenti, ma quando vedi giocare una squadra su questo livello veramente bello, una partita che vale il basket, che dimostra la bellezza soprattutto della pallacanestro. Perez, tiro per lui, niente da fare, seconda possibilità per aumentare le distanze, vediamo se ci riesce, a 4 minuti, pallone dentro questa volta, pallone che riparte allora per Fontana, Fontana prova a sfruttare il blocco del compagno, larga per la giocata di De Freitas, il tiro dal primo di Povis da fare, allora subito riparte il Meta, Di Rocco, penetrazione, lo scarico sotto per Rodriguez, dentro il pallone, bella la realizzazione,
70-47. Fondi spento letteralmente come una candela dal Metaformi, almeno fin qui. Fontana prova a entrare lui, il passaggio si concretizza, ma De Freitas qui cincischia un po' con il pallone, subisce fallo però da parte di Perez. De Freitas però non è sembrato in questo frangente un rapinatore d'aria, mentre Rodriguez ha qualcosa da dire all'avversario. Rodriguez, grandissimo giocatore, però in questi casi rischia, magari lo chiama i due giocatori alla tranquillità. Tutto ok, sembra un gesto di fair play tra i due. Si ricomincerà allora palla al lato, mentre Di Pippo fin qui non ha trovato ancora la via del campo, si è rialzato da terra ma ancora non sta rientrando in campo. C'è proprio recuperato sotto la Refini che addirittura va a tirare, tentativo da tre che però non si insacca con il partito di Rodriguez. Cota subito in verticale, taglia il campo per Norbedo, penetra Norbedo, subisce fallo. Fontana, azione irregolare ai danni di Norbedo, sgusciano via i giocatori del Meta da qualsiasi lato del campo. Rimessa che sarà battuta da Cota proprio nei pressi della panchina del sodalizio fondano, già battuto per Gattesco che ha preso il posto di Perez. Passaggio per Di Rocco, tornare su quei passi, poi Norbedo, ancora un passaggio per Di Rocco, va Di Rocco, il tiro, ferro Rodriguez, sotto si prende un altro fallo Rodriguez, stavolta lo commette Puovis. Puovis che è un po' calato in questo secondo tempo, paga anche lui non eccellente situazione della Virtus Fondi. Dentro intanto il pallone di Rodriguez, seconda possibilità per lui. 71-47, a 2:48 da giocare. Non è portato a passeggio dalle fini. Tiro di Puovs, anzi no, era tiro mano, sfera fuori, ultimo tocco proprio di Puovs. Rodriguez indiavolato, fin qui non ha sbagliato nulla il Meta. 72-47, prova il tentativo da lungo il Meta. Quarto si era iniziato sul 59-37, quando mancano 2 minuti e 18 da giocare, anzi quando mancano meno di 2 minuti da giocare. Intanto Romano si prende un altro pallone, proviene avanti la squadra in maglia rossa, blocco da parte di Freitas, buono Puovs, prova a penetrare, forse un fallo ma nulla da segnalare secondo il direttore di gara, e una tripla il giocatore ospite che riduce il gap allora 72-50. Cota per Norbedo, poi Rodriguez, lancio a cercare ancora Cota, c'è Gattesco che ha praticamente solo il compito di portare blocchi a destra e a manca dove serve questo frangente, e poi appostarsi sotto canestro per mettere in condizione di mismatch sotto la plancia il giocatore di turno del Fondi. Riparte Rodriguez, la sua battuta per Norbedo, la fa cercare Gattesco, l'appoggia ancora fuori, il tiro a lunga distanza, ferro questa volta per Rodriguez, e poi il rimbalzo è di Marca Fondana.
Dai, vai per Puovs. Puovs va al tiro e ancora una tripla dalla lunghissima distanza. Due grandi tiratori stanno dimostrando stasera. Mentre praticamente bucato il minuto, siamo pronti per il riposo lungo, per l'altro riposo corto prima del quarto la verità. Norbedo intanto ne approfitta per mettere dentro altri due punti, 74-53. Non sveglissimo in alcuni casi la difesa fondana. Va al tiro adesso la squadra di Fazio, non la fare. Cota si prende un altro pallone, vuole ragionare con i suoi. Norbedo per Gattesco, al problema di girarsi Gattesco, arriva il rimorchio. Norbedo, il tiro, rimbalzo e marca Fondana con Romano che prova a volare. Va al tiro Romano, non trova il canestro in questo caso. Cota, va Cota, si allargano i giocatori, bisogna tirare sul finale. Subisce fallo Cota. 4 secondi da giocare con Cota che va giù e può arrotondare il risultato, perché praticamente rimarrà a 53 il fondi. Il meta può ancora arrotondare. Il secondo quarto aveva fatto segnare un 30-25. In questo caso gli ha segnati 26 il fondi, ma il meta era partito da 59. ...75 meta contro i 53 della squadra ospite. È un 16-26 con un meta che paga dazio in questo secondo quarto. Anche se resta avanti la squadra di Cardinale, 75-53 dice il tabellone, e ci apprestiamo a vivere l'ultimo quarto. Ultimo periodo che inizia in questo momento, punto di partenza 75-53. Ovviamente meta che al momento sembra in gestione della gara, in prospettiva può ancora arrivare al centro la squadra di Cardinale. Tanto Norbedo giro palla, frana a terra Gattesco, non c'è fallo, il tiro di Dirocco. Pops si prende il rimbalzo, va a ripartire il giocatore del fondi, uno dei migliori della compagine fondana questa sera. Gattesco, Rodriguez, Cota e Norbedo, oltre a Dirocco in campo per Cardinale, che continua con questo quintetto praticamente a cambiarlo. Solo i due lunghi, neanche i due lunghi, solo un lungo, Perez e Gattesco negli ultimi frangenti, ma sicuramente se l'andazzo è questo concederà qualcosa di campo anche alla panchina. Si è visto Marziali in campo già in precedenza. Tanto Povs mette dentro un pallone che fa bene al punteggio 75-54, rimane ancora su più 21 per il gap. Cota per Dirocco, giro palla che porta ancora Norbedo, va in accelerazione Norbedo, non la fa, si ferma perché subisce fallo da Refini. Ultimo quarto che al momento vede solo un punto realizzato, con Cota che va a giocare il pallone fuori, lontanissimo per Norbedo, che va a impostare, prende la superstrada, va a tirare, frana a terra, non c'è fallo sul direttore di gara, c'è la correzione comunque volante del meta che mette dentro. Tanto già dall'altra parte il pallone è controllato dal numero 16 ospite, si tratta di Mattei. Cerca il tentativo da 3, Mattei trova una bella tripla, porta il gap a 20. Stato in campo Mattei, di fatto si è fatto ruotare un po' i suoi uomini, anche se c'è sempre lì Romano. Uscito De Freitas,
Pallone spostato per il tiro di Norbedo, lunga distanza e grande realizzazione anche per lui. L'arbitro blocca tutto, tutti fermi. Pronto ad entrare anche Capasso per la squadra fondana. Lascia il campo Refini, non contentissimo di Fazio dalle giocate dei propri uomini fin qui. Il punteggio lo dimostra, 80-57. Per Romano, prova a sfruttare il blocco. C'è un fallo, fallo da parte di Gattesco. Non so se su Puovs o su Romano. Il fatto sta che è stato pescato in fase scorretta. Torna in campo Perez. Niente di Pippo, è in panca. Nulla di grave per lui, ma non rientra sul parquet. Tecnico chiamato a Gattesco. Eccesso di proteste forse per lui. L'ex di turno ha punito con questo tecnico. E allora palla comoda per questi liberi e poi palla al lato. Palla che si insacca per Povs e poi sfera che torna al lato. Comincerà a giocare la squadra fondana. Fontana, qui si intromette bene Perez ma non riesce a tenere il pallone giocabile. Sfera al lato con il Fondi che la gioca. Romano cerca l'accelerazione su Rodriguez. Due sono andati di battaglia in tante occasioni. Intanto arriva un altro canestro. La squadra fondana che sta ricucendo, 80-60. Non lascia scappare via più di tanto il meta, ma come dicevamo prima, il discorso è a due perché qui Cota mette dentro questo pallone con una difesa del Fondi che lascia passare giocatore di Cardinale. Intanto altro fallo in attacco, anzi in difesa di Rodriguez, con Fondi che potrà cercare i tiri liberi. Va Fontana, primo libero, non è incassato, seconda possibilità per lui. Secondo tiro, secondo pallone dentro. Può ripartire dalla squadra di casa. Un po' meno veloce in questo caso, in quest'ultimo quarto, il meta nel cercare la profondità, ma ovviamente fa parte del discorso fatto fin qui, nei primi 30 minuti di gioco. Tanto prova a girarsi Perez, nulla da fare. Può ripartire il Fondi con Romano che non commette fallo. Qui in azione in solitaria arrivano due punti di rapina del Fondi, ottimi per Mattei. Di Rocco, passaggio per Norbedo, non riesce a sfruttare il blocco. Capasso lo segue come un'ombra, poi Rodriguez sugli scudi, il migliore di Formia questa sera Rodriguez, anche se la squadra ha giocato tutta in ottimo modo. Prova ad attaccare adesso il Fondi, tiro un po' forzato in questo frangente, pallone fermato, Perez libera la propria zona di competenza. Allora Cota, lob per Rodriguez, no look, potremmo quasi dire così, per Di Rocco che non riesce però a concretizzare. Attaccato da due uomini, Puovs prova a venire in avanti, cerca accelerazione su Perez, commette fallo su di lui Perez. Un po' eccessiva quella chiamata forse del direttore di gara, ma si sa, meglio appostato di noi. Arriva il cambio allora, fuori Perez, dentro Marziali. Questa è la carta scelta da Cardinale. Non è d'accordo Perez, in questo caso sono d'accordo io con lui. Ovviamente l'arbitro è insindacabile. Se c'è stata la chiamata, il motivo c'è. Tanto va subito al tiro
il pallone insaccato per il Fondi. Torpedo un po' difficile rientrare in gara in 5.56, ma basket mai dire mai. Tanto 84-66 il punteggio, a 5.52 da giocare. C'è questo fallo che fa restare in attacco il Meta. Si ferma quasi chi a respirare Cota in occasione di questa asciugatura del parquet. Che risente dell'umidità ma anche dei ritmi di gioco forsennati. Hanno speso tanto i giocatori in campo. Si può ricominciare allora. Cota si è liberato Norbedo, si prende il pallone, prova accelerazione sul capasso, deve tornare sui propri passi. Capasso non li lascia Varco. Passaggio verso Marziali, il tiro, ferro Marziali, il pallone torna da lui, ma c'è il fallo da terra il giocatore del Fondi e Marziali potrà praticamente andarsi a cercare i liberi e punti. ...5.34 per chiudere questo primo quarto, questo ultimo quarto di un derby che non si è mai acceso come derby, ma si è acceso come una bellissima partita. Primo tiro di Marziali, dentro il pallone per lui. Seconda possibilità per il numero 7 del Meta. Parte il pallone, nulla a fare, 1 su 2 per Marziali. Romano più lesto di tutti, si prende il rimbalzo, fa ripartire il Fondi. Allora tiro da lunga distanza, ferro, pallone però che torna in possesso degli uomini di Fazio, che provano di nuovo a puntare la campana del Meta. Penetrazione, qui ne esce un tiraccio, il rimbalzo però favorisce ancora la squadra in maglia rossa. Qui c'è un po' una dormita da parte del Meta, ma può starci in questo, in questa economia di punteggio. Marziali va a volare, trova ancora un fallo. 85-68, 5-08 da giocare. Questi numeri offerti dall'esterna 2 di Nicola Dell'Anno. Marziali ha altri due liberi allora a disposizione, sta ponendo lui negli ultimi frangenti il Fondi. Non è che si insacca, 86-68, punteggio a specchio praticamente. Ancora Marziali, fa 2 su 2 in questo frangente, quindi 3 punti per Marziali in 4 liberi. Non è giocato dalla Virtus Fondi, la Virtus Fondi che è un buon settore giovanile, tanti giocatori fondani che sono emersi partendo proprio dalla squadra rossoblu. Il tiro di Marziali, ferro Rodriguez, e lì ha preso l'ascensore Rodriguez, secondo me si arrabbia Romano, ma con Rodriguez così è difficile tenere botta. Capasso, finta di tiro, penetra, va a cercare il tiro, la chiusura, palla fuori. Rimessa che però sarà ancora a favore della squadra del Fondi. Messo fuori per Capasso, passaggio per Mattei, Ovs, Bovs va a tirare in questo frangente, gli lascia spazio Marziali, Romano lotta sotto, si prende 2 punti, ruggito del leone. Può ripartire Norbedo, 89-70, e qui sembra allontanarsi la quota 100 per il Meta, che ha un po' rallentato. Norbedo subito mi smentisce, sale al 91 il Meta, adesso ci crede la squadra di Cardinale, mentre qui le difese ormai sono belle che allegre.
calcio si direbbe si buttano palloni stile viva il parroco, in questo caso invece si concedono svarioni difensivi, ma 91-72 secondo me non può recriminare il Meta, neanche può chiedere chissà quale grande difesa cardinale, visto che la coperta è quella, se segni tanto paghi poi dazio in difesa. Chiamati in panca, non ci sono stati tantissimi time out per i due allenatori, che hanno lasciato scorrere abbastanza la gara. Di Fazio vede un po' ridimensionato il suo Virtus Fondi da questa partita, Fondi che ovviamente ha ancora tutto il giorno di ritorno per giocarsi la qualificazione playoff, ma sicuramente la sconfitta contro questo Meta lascia un po' ridimensionato il Virtus Fondi, che rischia quasi di uscire fuori momentaneamente da quella che è la situazione per qualificarsi ai playoff. Ovviamente bisogna capire qual è ancora l'obiettivo in casa Fondi. Pallone che ricomincerà a giocare in questo frangente. C'è stato una new entry, è entrato Massaro, Antonio Massaro per Cardinale, quindi Di Rocco, Marziali, Massaro, Rodriguez e Norbedo. Ora Rodriguez va in penetrazione, il gancio dietro per Di Rocco, bombone per Di Rocco, ma che giocata che gli ha dato Rodriguez. E Rodriguez che gioca sul velluto, Rodriguez che è diventato veramente un giocatore maturo questa stagione, si è conquistato la fascia di capitano e sta dimostrando di valere il ruolo di capitano di questa squadra della Fenice. Puovs può recuperare un po' di punti per i suoi, il primo libro che si insacca. Seconda possibilità, 2 su 2. Gara che è ancora da giocare 3 minuti e 24, ma sembra che con questo gap, con 20 punti, Fondi faccia fatica a rientrare nel punteggio. Torpedo, passaggio per Di Rocco, Rodriguez, si fa spazio Rodriguez, il tiro, altri 2 punti. 96 Meta, 74 Virtus Fondi. Mi piacerebbe vedere alla fine le statistiche quanti ne ha messi dentro Rodriguez, perché secondo me è lui il giocatore sugli scudi quest'oggi. Norbedo, passaggio verso Marziali, Massaro dentro, anche per lui c'è gloria con 2 punti. Capasso non ci chiede più il Fondi, piccolo trotto. Sarà così praticamente per altri 2 minuti. Chiama il 100-100 il pubblico. Ci sta in una gara del genere. Intanto Marziali commette fallo su Povs, che era lì al tiro. Saranno 3 liberi. E ormai al bonus la squadra formiana. Va a consigliare il proprio uomo cardinale. Non si è visto in campo Marco Polidori, neanche Alessandrelli, meno fino a questo momento. Chissà se il coach cardinale concederà una piccola possibilità a questi due giovani del settore giovanile. Un po' di passerella non sarebbe male. Il cardinale sa che queste cose fanno bene al morale, lui che è espertissimo a giocare con i giovani. Primo pallone che non si zacca, seconda possibilità, a segno, sarà il 75 la Virtus Fondi. Ultimo tiro che si zacca, 2 su 3 e riparte. Allora scaricare il cronometro, il Meta, forse per la squadra cardinale le ancette girerebbero veloci verso lo zero. Norbedo adesso gioca un po', prova a dubbiare Capasso, lo saluta, lo lascia lì, va al tiro Norbedo, 100-76, sfondata quota 100, un po' pesante per i Fondi. Intanto Capasso va al tiro, solo Ferro, Rodriguez passeggia
1 minuto e 48 da giocare. Fondi sembra non attaccare neanche più di tanto. E allora Di Rocco si ferma. Basta così, secondo il meta. Non sta forzando adesso la squadra di cardinale. Massaro. Passaggio buttato via per Marziali, ma recupera bene il pallone numero 7. Fermi tutti perché è scaduto il tempo per tirare, soprattutto c'è fallo di Marziali, quindi palla che va al lato, non c'è il fallo ma è scaduto il tempo. 100 a 76, 1:29 da giocare, praticamente 89 secondi che saranno solo passerella. Ecco qui, l'avevo chiamata io la passerella. Marco Pollidori in campo, Alessandrelli in campo. Meritano gli applausi questi due ragazzi, li concede il campo cardinale. Vanno fuori Norbedo e Rodriguez, due che in pagella oggi meritano il 10 come gli altri del quintetto. Intanto c'è fallo commesso da Pollidori. Una nota statistica: nel meta hanno giocato sia i due fratelli Pollidori, praticamente, perché con l'esordio di Marco questa sera va affiancarsi al fratello che già in passato ha giocato con la maglia, e poi se vogliamo aggiungere il terzo Pollidori in panchina, Eugenio, che in qualche partita ha sostituito coach Di Rocco squalificato nel momento in cui faceva secondo. Adesso i due Pollidori grandi, potremmo dire così, sono passati da Fortitudo. Eugenio in panca ovviamente, e Marco esordi oggi al meta. È un po' una nota di statistica, visto che credo che siano i primi due fratelli a giocare nel meta e a contare presenze. Intanto si è fatto male Giorgio Di Rocco, però problema è una spalla per lui, la spalla che porta lì coperta. Arriva il fallo, era andato via il pallone, avevano giocato i giocatori del Fondi, mentre ovviamente Di Rocco si è fermato proprio lì nei pressi della panca. La squadra ospite ha problemi, ha una spalla, proprio quella spalla che vedete lì coperta. C'è un bel po' che porta la spalla coperta a Giorgio Di Rocco, stretto i denti fin qui. Sarebbe un peccato però comunque l'infortunio in una gara del genere, che fin qui ha detto tutto bene. Di Pippo lì in panca ha subito una botta, ma nulla di grave. Alessandrelli si riparte allora a giocare, ultimi secondi di gara, potremmo dire così, con Norbedo che porta a passeggio la sfera. Non si muove più nessuno, però è solo uno scaricare il cronometro, mentre si è rialzato Di Rocco che ritorna nei pressi della panca. Pollidori col numero 45, serie di passaggi. Allora Capasso va a cercare Gloria dall'altra parte, non lo marca neanche Norbedo. Passaggio sotto, sono solo punti per la statistica. Alessandrelli, il pallone per lui, va a puntare il numero 35, vorrebbe anche lui il canestro. Esce un tiraccio, ma ovviamente fa parte del gioco. Commette poi fallo Pollidori, che entra così anche lui nella statistica, ma solo passerella, l'avevamo già detto in precedenza, per due giovanissimi, tutto di un altro vivaio importante, quello del Metaformia, che ha forgiato ottimi giocatori. Qualche stagione fa addirittura per il Meta potevamo parlare di tanti giocatori del settore giovanile. Quarto che si era aperto su 75 a 53. Meta credo non si muoverà dal 100 raggiunto, mentre sale a 81 la squadra ospite, che così ha praticamente quasi messo a segno 28 punti. Tanto tiraccio da lontano, palla fuori, 8 secondi da giocare, 183 75 53. Praticamente il Meta ne ha messi 25 in questo quarto, ma poteva vivere di rendita la squadra di Cardinale dal primo quarto, dove il 29 a 12 ha fatto secondo me la differenza, e si chiude la gara 100 a 81, 19 punti tra
Meta Formia e Virtus Fondima può sorridere Cardinale, perché i suoi uomini hanno fatto veramente una grandissima partita e Rodriguez è stato veramente superlativo. Rodriguez, ma tutta la squadra ha giocato alla grande sugli scudi. Io ringrazio Nicola Dell'Anno che ha guidato la nostra regia sul 183. Vi saluto e vi do appuntamento alle prossime gare del Meta. È stata una partita che abbiamo giocato molto bene, con un primo tempo da 60 punti, mi sembra, veramente abbiamo segnato tanto. È stata una partita molto importante perché dovevamo confermarci dopo le ultime buone prestazioni, lo abbiamo fatto e sono contento, diciamo, che della prestazione di tutta la squadra, dal primo al dodicesimo. E bene così, andiamo avanti così. Vabbè, contro la squadra di San Paolo già in casa l'andata hanno vinto con un buon risultato. Naturalmente è una squadra da non sottovalutare perché è tra i primi posti in classifica e ci sarà un perché. Poi inoltre dobbiamo andare fuori casa, quindi è una partita abbastanza difficile. Dobbiamo confermare quello che abbiamo fatto stasera e quello che abbiamo fatto nelle ultime partite. Ma è andata più che bene, la squadra comincia ad avere un'anima, un'identità, voglia di giocare, voglia di divertirsi, nonostante abbiamo passato una settimana un po' tribolata con gli infortuni. E oggi i due lunghi sono usciti subito per falli, però voglio dire, la squadra c'è stata in campo e siamo andati subito avanti e abbiamo mantenuto poi il nostro parziale. Sono molto soddisfatto di come abbiamo interpretato questa partita e di come stiamo interpretando sia le partite sia gli allenamenti, e dobbiamo solamente continuare. Ma San Paolo è una squadra giovane che corre, fa un ottimo gioco offensivo con tanto pressing, quindi noi dobbiamo stare molto attenti. Sarà una bella partita perché è una partita di corsa, di voglia di giocare, voglia di divertirsi, ed è quello che metteremo in campo noi sempre ogni partita, sia San Paolo sia con tutte quante le altre.